Sapete cos'è il paradosso della mosca? Questo insetto è particolarmente fastidioso. Riesce ad entrare da buchi piccolissimi e inizia a ronzarci intorno dandoci un fastidio immane. Qualcuno tenta di porre fine a questo sgradevole concerto colpendo l'insetto con stracci e racchette. Chi invece è più buono apre la finestra invitandola caldamente ad andarsene. È curioso però come l'invertebrato ignori completamente la via di fuga che gli si pone davanti e continui invece imperterrito a sbattere sul vetro adiacente. Quando durante la vita incontri la persona che ritieni perfetta per te, diventa difficile lasciarla andare. Eh sì, anch'io come un insetto mi sono trovato chiuso in un turbinio di emozioni. Tutto iniziò all'incirca 5 anni fa. Dimmi. Ale, da quando hai scelto di andare via da solo non ci sei mai? A parte che il telefono squillava da neanche 5 secondi. E comunque tu non rispondi mai perché sei sempre impegnato a dire il rosario. Lo sai che io e la mamma preghiamo sempre per te. E arrivasse una grazia ogni tanto. Qua arrivano solo bollette, toh. Tassa dei rifiuti. Ma chi l'ha mai visto il netturbino? Comunque, mi è balenata da un po' in testa un'idea. Non ho capito bene, ma... quindi ti iscrivi in seminario come vuoi la mamma? Ma sei fuori? Mi sembra che siamo stati chiusi abbastanza già per il Covid. No, comunque, avevo intenzione di affittare l'altra parte dell'appartamento. Online ho già avuto un po' di risposte positive. Guarda, non ti immagini quanti studenti fuori sede ci siano. E devo stabilirsi nella camera col parquet nuovo che t'ho fatto. Oh, sempre a criticare stai. E certo che critico. Prendi il strano in casa e fate le vostre cose zozze, signore. Senti qua, devo chiudere che stanno suonando, va bene? Lo sento da qua. Vai a divertirti, peccatore che non sei altro. Però ogni tanto passa da casa a salutare quella santa nonna di tua mamma che se lo merita con tutto quello che ha fatto per te. Sì, domani passo, ciao. Occhio al parquet. Parlavi di ste lasagne vegetariane? Sì, molto buone. Devi togliere praticamente la carne e mettere dentro le verdure. Ma che problemi hai? Dai, sì. Ragazzi, però l'ultimo era facile. Cavolo, io c'ero quasi giuro, ce l'avevo sulla punta della lingua. Sì, certo. Intanto, buttate giù. Però la prossima volta vinco io. Comunque, io sto cercando lavoro. E sto trovando delle offerte incredibili, mamma mia. Ah, del tipo? Corso di management e marketing. Figo! Cos'è? Facile, vi spiego. Tu investi 4.000 euro, semplice. Ti siedi davanti al PC, ascolti un tizio distinto, giacca e cravatta, che spara cagate per 2 settimane. No, ma non c'è da ridere, funziona, funziona. Infatti lui pubblica foto su Instagram di ville, macchinoni, quindi sì, funziona. Se non fosse che devi prima investire 4.000 euro per poi forse trovare lavoro. Poi dicono che noi ragazzi non abbiamo voglia di lavorare, eh? Sì, dai, non pensiamoci. Spara un altro. Sicuro? Sì, tanto abbiamo tutto il giorno. Va bene. Però questo è difficile, eh? Attenzione. Allora, un signore distinto entra in un bar. Più bello di questo? Facciamo finta che non hai detto niente. Dicevo, un signore distinto entra in un bar e chiede al barista... Era bell'uomo? Ma cosa c'entra, no? Allora non eri tu. Allora, mi fate dire sto cazzo di indovinello, sì o no? Calma. Ok, scusa. Allora, dicevo, sto signore
entra in sto bar e chiede al barista semplicemente un bicchiere d'acqua. Ok? Il barista, di tutta risposta che fa, prende da sotto il bancone un fucile, spara un colpo, ma lo manca appositamente. A quel punto il signore, distinto, gli lascia una lauta mancia e se ne va. Perché? E lui e il fratello avevano litigato. Acqua. Davide? Lui era un rapinatore? Sì, acquazzone. Aveva le sole sporche. Tsunami. Questo è difficile. Ci sono. E aveva rubato l'amore della sua vita proprio sotto il suo naso. No, scusa, davvero non volevo. Tranquillo. Ma la senti ancora? Sono davvero uno stronzo. So che non l'hai fatto apposta. No, no, sono davvero un pessimo amico, ma io... meglio se vado. Non fa niente, sei ubriaco. So la risposta. Va bene, andiamo, dai. No. Lo so. L'uomo chiede il bicchiere d'acqua perché è il singhiozzo. Giusto. Adesso però è meglio che vai, perché di sicuro io la mira non la sbaglio. Va bene, Ale, grazie. Chi è inutile, imbecille, noioso, è destinato a passare tutto il resto della sua vita da solo? Io. Paura di stare soli dentro troppa compagnia, paura che nella tua testa ci sia qualche anomalia, di non essere come gli altri, che non esista Dio, paura di essere come gli altri, paura che Dio ci sia. Che cambi tutto quanto e che niente cambierai, che il mondo finisca presto, che non sia cominciato mai. Paura di volare e di startene qua giù, paura che l'anello debole della catena sia proprio tu. Solo qua sotto la paura rende soli più che mai, chissà se Dio si sente solo, se gli bastiamo, se gli manchiamo. Certo che è incredibile. Sei davvero il più assiduo fedele che ho. Guarda che, anche se non vieni ogni giorno, la chiesa sarà sempre e comunque la tua seconda casa. Ciao, Don. Luca. Mi ha parlato Luca nel Vangelo? No, intendo dire, chiamami Luca. Ah. Don mi fa sentire un po' anziano. Giusto, giusto. Cosa è successo stavolta? Ma no, niente, le solite cose. Comunque, ti ricordi che avevo deciso di affittare l'altra parte dell'appartamento, giusto? Mm-hmm. Ok. Online si è palesato un certo Andrea. Ora, secondo te, io faccio bene a prendere in casa un estraneo? La storia ci ha sempre insegnato ad aprire le porte alle nuove esperienze. Ma soprattutto alle persone più bisognose.
Adesso dimmi, tra te e lui, chi ha da dare di più? Io, perché posso offrirgli un tetto sulla testa. Esattamente. E quindi cogli questa opportunità per conoscerlo meglio. Ricorda che ogni persona che il Signore ci mette sul nostro cammino ha qualcosa da insegnarci. Lo conosci il detto come il ferro affila il ferro? No. Immagina di prendere due coltelli e di sfregarli fra loro. Per forza delle cose si affileranno a vicenda. Così come due persone, sotto lo stesso tetto, saranno portate a condividere esperienze e a imparare l'uno dall'altro. Secondo me, sul tuo cammino sta per arrivare un buon amico. E va bene, farò così. Buona serata. Aspetta un attimo. Toglimi prima una piccola curiosità. Ma com'è possibile che ogni matrimonio che presenzio tu partecipi? Non puoi di certo essere parenti di tutti. In realtà li trovo stupendi. Per me i matrimoni sono la dichiarazione d'amore più alta che ci possa essere. Tu vuoi stare con tal dei tali persona finché morte non vi separi. Non credo che tutti su questa terra ne comprendano appieno il concetto. E poi, vabbè, diciamocela tutta. Io, su quell'altare, da protagonista, non ci salirò mai. Quando il Signore fa attendere così tanto un suo figliolo, può essere che abbia per lui in serbo qualcosa di straordinario. Arrivo! Ciao, sono... Ecco, sì, la solita storia. Allora, io sono Gualtieri, con la I. L'altro invece sta su, è Gualtiero, con la O. Ok? Chiaro? Bene. Grazie, arrivederci. Divertitevi anche per me. Buonasera. Okay, that's a language problem. I'm Gualtieri with I. Nice to meet you, Gualtieri with I. I'm Andrea with E. Andrea. Benvenuta. Parlo italiano? Do you speak? Sì, 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 tranquillo. Ah, ok, meno male. Ma prego, entra, accomodati. Dove c'è la nevale? Mi concederesti un minuto se mi do una sistemata, una rasettata ai capelli? Ma certo, non ti preoccupare, è casa tua. È giusto. E vabbè, e sentiti pure libera di buttare l'occhio in giro, eh? Calma, calma, calma. È una ragazza? Eh sì, tu ti aspettavi un uomo perché... È una gran bella ragazza. Basta fare il guardone, cioè ce n'è uno di sopra! A proposito... Uno a uno, palla al centro.
scusa l'attesa. Non ti preoccupare, tranquillo. Allora, da come avrei visto nell'annuncio, io metto a disposizione un letto singolo, la camera mia nel matrimoniale, però direi che a questo punto tu ti prendi il matrimoniale e io mi prendo il singolo. No, non ci penserei neanche, veramente, sei a casa tua mi adeguo io a stare al singolo. No, permettimi di insistere, mi sembra giusto, così dopo io libero la stanza, tu ti puoi sistemare con tutte le... Ma le valigie? Ce l'ho un mio amico. Scusa, cioè come funziona? Viaggiate separati? Cioè prima arrivi tu, poi arrivano le valigie, il mio nuovo modo di viaggiare, non ho capito. Ma scusa, potevi chiedere l'affitto da lui a questo punto? Ci ho provato, ma non potevo. Ah. Sì, beh, è una storia lunga, lascia stare. Ok. Cosa si mangia? Oddio, l'ho messo i soffici in forma, si saranno carbonizzati. Non ti preoccupare, ci ho pensato io. Ma tu sei un genio, sarai indispensabile qua in casa. Dai, vieni che si mangia. Ci togli la carne e ci metti la verdura al suo posto, non può chiamarsi lasagna, lo puoi capire, sono due cose differenti, non puoi chiamare lasagna una cosa che non prevede carne dentro ma c'è verdura, come fai? È come la lasagna normale, solo ci metti dentro per me non ha senso. Vabbè, come vuoi. Quindi fotografo, ma lo scusi, me lo vuoi portare in diapositiva o lo posso bere? Grazie. Sbaglio o tu devi dirci qualcosa? Dai, lascialo stare, sta lavorando. Scusa, quale lavorando? Uno che lavora si siede? Sei stanco. Fatti gli affari tuoi tu. Io lo so che cosa volete sapere. E quindi? Vabbè, non mi nascondo che ogni tanto mi viene la voglia di guardare dal buco della serratura. Ha davvero un gran bel fisico. Ale, avresti anche potuto dircelo, siamo nel terzo millennio oramai, capiamo. Che cosa? Ci avete un tic tutti e due? Ho un pulito l'orecchio che mi prende un pochino, Ma cosa avete capito? Non sono mica dell'altra sponda. Del tavolo. Guarda tu quanto è sporco. È una ragazza. All'annuncio ha risposto una donna. Andrea è una ragazza. E quindi tu ci convivi insieme da un mese e non ci hai ancora fatto niente. Cos'è che dicevamo? Volevo vedere te con una ragazza del genere. E avrei iniziato subito. Ad essere onesti, diciamo che lui avrebbe finito per essere cacciato fuori di casa. Comunque sono davvero contento che adesso convivi con questa ragazza, anche perché ero stanco di vederti sempre solo come un prete, mamma mia. Davide, hai ragione, sembrava che dovessi prendere i voti. Allora, sentite, pagate il conto e levatevi perché tra un po' si chiude.
Ah, e mi raccomando, andate in pace, eh? Certo che è assurdo. Ogni volta io rientro e tu devi scappare. Sì, scusami, è che sono molto fiscali sulla puntualità. E non c'è. Comunque è incredibile. È l'unico locale dove vogliono le cameriere vestite come le clienti. Mm-hmm. Che poi vestito. Una paura. Comunque, stavo pensando una cosa. Sì. Sì, che sto pensando? Cioè, sì, scusa, dimmi. Vabbè, adesso, cara, se avessi voluto parlare da solo, mi facevo un monologo allo specchio, non credi? Sì, scusa, perché sono veramente presissima. Dimmi. No, scusa, tu sei sempre impegnata e volevo chiederti di prenderci un gelato un giorno per conoscerci meglio. Cavolo. Ce le avranno tutti i gusti, lo spero, sì, certo. Va bene, allora domani pomeriggio. Perfetto. Comunque ti ho lasciato di là due cose da mangiare e vanno scaldate nel microonde. Ma grazie, non dovevi. Scusa, mi dà fastidio se mi fissi mentre mi trucco. Potresti per favore andare via? Sì, sì, certo, scusa. Buona serata. Ti ricordi quando mi dicesti
Se il signore fa attendere un suo figliolo per così tanto tempo, vuol dire che ha in serbo per lui qualcosa di straordinario? Certo che mi ricordo. Ecco, quel momento è arrivato. Tempo fa ti parlai di una ragazza che sarebbe dovuta venire a vivere con me. Adesso condividiamo l'appartamento. Sì, qualcosa mi hai detto in effetti. Se non sbaglio, lavora in un bar e vorrebbe diventare una presentatrice televisiva, giusto? Caspita, che memoria di ferro. Sì, sì, proprio lei. E negli ultimi tempi si è aperta molto con me. Praticamente siamo sempre insieme, al cinema, allo zoo, al parco. Sto molto bene con lei. E sinceramente, quando non c'è, mi manca. Ricorda sempre che ogni secondo è tempo di grazia. E non importa quante ore o quanti giorni trascorri con una persona. Ciò che conta è che il tempo che passate assieme sia per entrambi di qualità. Luca, ma a te mi è capitato di innamorarti? Lo sai che stai facendo questa domanda alla persona sbagliata, vero? Comunque sì. Anche a me, prima di prendere voti, è capitato di innamorarmi di una ragazza. Si chiamava Chiara. E anche oggi riconosco che sia una delle persone più serie che abbia mai conosciuto. Sai, io penso che le cose nella vita non capitino per caso. Se incontri una persona in un certo posto, è perché deve succedere. Lei ha i suoi buoni motivi per essere lì, come tu e i tuoi. Dovevate conoscervi. Inoltre penso che il Signore ti mette davanti non le persone che vuoi, ma quelle di cui hai bisogno per crescere, per amarti e per condividere amore. Ma scusa, come faccio a capire se sono semplicemente innamorato di lei o se l'amo davvero? Beh, i poeti ci hanno speso una vita intera a capire le dinamiche e i meccanismi retrospanti l'amore. Per me, la più alta manifestazione d'amore è dare la vita per un altro essere umano. Un po' come fece Gesù sulla croce per tutti noi. No, scusa Luca, sono confuso. Sei troppo generico. Stai parlando di un tipo di amore diverso. Perché? Quanti tipi di amore pensi che esistano? Provo a farti un esempio un po' più pratico. Torna indietro con la memoria quando eri ragazzino. Ti sarà capitato più volte di vedere i tuoi genitori tristi? No, magari anche piangere. Sì, certo. Ecco, in quei momenti come hai reagito? Non riuscivo a vederli così, cioè veniva da piangere anche a me. Ecco, ecco cos'è l'amore. L'amore è piangere. Guarda, si è fatto tardi, domani alle 9 ho un funerale. Meglio che torniamo verso casa. Sì, sì, va bene, dai, andiamo. Però non è che l'ho capito tanto l'ultimo esempio, eh. Il tempo è la chiave. Con il tempo capirai tutto, vedrai. Andrea, sono a casa. Andrea! Io?
Arrivo! Ho detto che arrivo! Sì? C'è posto per lei? Mi dà del lei, ma se ci abbiamo la stessa età? Non lei, te, lei Andrea. Ok, scusa, non avevo capito. Ok? Quindi? Cosa? Non so cosa c'è, una lettera, un pacco? Ma Ciccio, il pacco sono io. Sono arrivato il simpaticone. Senti, per lei c'è la fila, quindi vedi di metterti in coda. Addio. Sì, ma c'è... Arrivederci. È stato come pochi, eh? Allora, ti ho detto che lei ha molte richieste. E mi dica, sono curioso. Sa com'è? Sono il suo ragazzo. Ah! No, io intendevo molte richieste lavorative. Sì, è molto impegnata con il lavoro e quindi adesso non c'è. Quindi, quando posso tornare a ritrovarla? Telefonarle, no? Senti, sai com'è? Io e lei parliamo, litighiamo, succede tutto tra noi due, però alla fine torna sempre da me. Sono molto contento per voi. Dovesse farsi viva, le faccio sapere. Come ha detto che si chiama? Francesco, piacere. Piacere è tutto tuo. Adesso, scusa, non volevo essere maleducato, però... Sì, ma ce aspetti. La pagherò, quindi ciao, 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 ciao. Posso entrare un attimo? Cosa ti serve? Te. Mi servi te. Cosa devo fare? In che senso? Non lo so, mi hai detto che ti servivo io. In realtà era solo una frase per tirarti fuori. Ride, io piango e lui ride. No, 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 aspetta, aspetta. Guarda, davvero, ci tenevo solo, scusami per prima. Non volevo offenderti, te lo giuro. Tu lo sai quanto ci tengo a te. È solo un periodo complicato, tutto qui. Ma davvero tu pensi che io stia piangendo per te? Ma vaffanculo, ma che cosa ci sto a fare io? No, ma me ne vado. Ma chi ti ha chiamato? No, aspetta. Ti sarà capitato più volte di vedere i tuoi genitori tristi? No, ma
magari anche piangere. Sì, certo. Ecco, in quei momenti come hai reagito? Non riuscivo a vederli così, cioè veniva da piangere anche a me. Ecco, ecco cos'è l'amore. L'amore è piangere. Si può sapere cosa è successo? Beh, è tutta la settimana che litigo con il mio fidanzato. Fidanzato? Lo vengo a sapere solo oggi pomeriggio che hai una relazione. Direi che facciamo progressi, no? Certo, avrei voluto saperlo in un contesto migliore. Magari da te. Beh, fidanzato, una parola grossa. Oggi mi ha detto che penso troppo al lavoro e che non sente più quello che sentiva prima. Mi ha detto anche una frase. A volte ci si stanca di stare con persone vuote, di dare loro un pezzo di cuore. Si ha bisogno solo di qualcuno che sia lì a riscaldarci nel momento del bisogno. Le persone a volte, quando si trovano nella loro comfort zone, tendono a sottovalutare le cose importanti. E gli impegni di certo non aiutano. Trattano l'amore come se non fosse un lavoro giornaliero. Ma lui è nella mia testa tutti i giorni. E qual è l'ultima cosa importante che hai fatto per lui? Ho organizzato la cena per San Valentino. E i soliti regali. Ma l'amore è fatto anche di piccole e continue attenzioni. Tu lo sai perché la gente tradisce? Scusa? Che cosa c'entra questo? Tu stai dicendo che lui mi tradisce? No, tu sai qualcosa che io non so? No, calma. Allora, non ricominciamo, mio Dio. Volevo solo esprimere un parere. Ok. La gente tradisce perché si stufa del partner. Il tradimento inizia quando finisce il rispetto. Dovrebbero tutti imparare quanto è difficile amare, ma soprattutto essere amati. No, non ti facevo così profondo. Non ti facevo così legnosa. Ma scusa, che cos'hai detto? Oh! Giuda! Ah sì! Non si trova niente in sta casa. Ti pareva che non avevo. Che? Di cameriere sono queste? Luca, ho riflettuto sulle tue parole e penso di aver capito cos'è l'amore. Mi è capitato un momento dove c'era Andrea che piangeva perché era disperata che l'aveva lasciato il ragazzo. Io la compativo perché non sapevo che cosa fare. E l'unica cosa che mi veniva in mente era di soffrire con lei.
È questo l'amore di cui parlavi? Ora capisci come Gesù sentì quando Lazzaro morì. Nel Vangelo, gli evangelisti scrissero che Gesù amava Lazzaro. Ma questo amore che tu mi stai scrivendo è un amore malato, tossico. Tu pensi di amarla, perché sai di non poterla avere, perché è sfuggente. E poi ti ricordo che desiderare la donna altrui è un peccato. Sai, Christopher McCandless, poco prima di morire, nel suo diario scrisse che la felicità è reale, ma solo se condivisa. E se ci pensi bene, è proprio così. Stare con la persona che ha capito chi sei e che apprezza il tuo valore. Senza andare a cercare cose che sai benissimo di non poter avere. Ma io so di poterle dare di più. Poi, scusa Luca, ma non possono esistere due persone con lo stesso sentimento nello stesso momento? Sì, certo che potrebbero esistere. Però uno dei due sarà sempre più forte dell'altro. E vincerà. E quello che perde? Nessuno può dirsi veramente sconfitto in amore. Un giorno troverai la persona che riuscirà ad apprezzare in te quello che lei non ha colto. Fiorella Mannoia cantava Io sono sempre stata qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che chi ama non perde mai. Ma io posso stare a discutere d'amore con uno che non si può nemmeno sposare? Non capisco adesso il motivo di questa insolenza. Ti ricordo che io sono legato a Dio sentimentalmente. Vogliamo scommettere che se ti metto Andrea qui davanti nuda, tu non riesci a resistere? Dio mio, perdono, perché non sa quello che dice. È questione di forza di volontà resistere alle donne. Punto. Poi anche lì, di quanti preti hai sentito parlare che o si facevano le perpetue oppure violentavano i bambini? Senti, questo discorso non mi piace più. Ma sì, infatti ti piaceva l'altro, quello di cui parlavi, di concetti di cui non sai neanche tu le fondamenta. Poi anche lì, Dio, come fai a dire che ciò che legge è reale? E se quelli fossero solo 12 esaltati che si erano fatti di qualcosa? Anzi, 13 contando anche Gesù. Sai che penso? Io penso che non si sarebbero fatti ammazzare se non avessero visto qualcosa di eclatante, di sconvolgente. Qualcosa che ritenevano la pena di difendere. Qualcosa che ha cambiato la loro vita per sempre. Tutti, eccetto Giuda, sono morti martiri. E comunque è tutto scritto nei verbali delle autorità romane. Non penso fossero drogati. Non è possibile che più persone abbiano contemporaneamente la medesima visione. Sai, tu adesso sei un po' come Giuda. Stai tradendo la tua fede. E bestemmiando. Io non so più che cosa devo fare. Io voglio aiutare questa ragazza. Perché secondo me merita di più che fare la spogliarellista. Come, scusa? La spogliarellista? Questo però non l'hai detto. Sì, altrimenti perché pensi che ti avrei fatto l'esempio di lei nuda davanti a noi? Ma si può sapere in che casino ti sei infilato? Non lo so, però la devo aiutare. Va bene, ascoltami. Ti ricordi quando ti dissi che Dio ti mette davanti non la persona che vuoi, ma quella di cui hai bisogno? Ecco, secondo me tu e lei non siete fatti per stare assieme. Ma penso che entrambi abbiate qualcosa da insegnarmi. Io ti inviterei a capire meglio questa cosa. Poi chiudi il discorso e vai avanti. Se comunque non ha capito le tue qualità in questi mesi, dubito che lo farà nei prossimi. Va bene. Farò così allora. Grazie. Grazie, donna. Vado, che si è fatto tardi. Buona serata. Anche a lei.
Sì, sì, ciao, ciao. Divertiti. Vieni, vieni pure, nome? Marco Nero. Nome? Numero 3. Numero 3, al tavolo 3, prego. Gli vuoi dire il tavolo? Sì, certo. Ok. Numero 3. Te. Grazie. Prego, pure. E comunque queste cose valle a dire a tua madre o a tua sorella. Ah, perché? Tu ce le hai o le adottate? Allora, stasera io e te abbiamo cominciato male, carissimo. Non so per colpa di chi ci hanno messo insieme, ma vedi di non scassarmi ulteriormente le palle, che la serata è lunga. Senti, sai che cosa c'è? Ora vado a farmi una sigla, va? Ecco, è il momento di cambiare i cliché sui neri che non lavorano. Vai, Bianco, vai a fumare. Sì, sì. Avanti. Facciamo una cosa, ne parliamo dopo che ci sono i clienti. Buonasera. Purtroppo entra solo chi è in lista. Sì, sì, ma ci mancherebbe. Se controlla, mi trova vicino a Fabio Rossi, che è cugino di Rezzo. Mi prende per il culo. No, no, assolutamente, ma ci mancherebbe. Guardi, guardi. Il suo nome nativo non compare, non posso farla entrare. Devo chiederla di allontanarsi. Ma porca di quella puttana, lo sapevo. Tutta colpa di quel deficiente. Quale deficiente? Quello là, non lo so se è del bar, delle prenotazioni. Fabio Maestrelli, non so se lavora qui. Comunque con lui ho parlato. Aspetti qui un momento che controllo. Che cacchio. Uè, Ciaperat! Fuma, fuma, vieni qua, pistola! Thank you.
Don Luca! Oh, Alessandro, sei te? La chiesa è aperta a tutti, ma in sacrestia voi fedeli qui non potete entrare. È urgente, le devo parlare. Non sto bene per niente. Ascoltami, sono un po' impegnato. Sto preparando la lezione di catechismo oggi pomeriggio, quindi non ho molto tempo libero. È più importante la mia questione del catechismo, insomma. Anche l'educazione dei bambini è importante. Perché? Perché altrimenti diventano tutti come te. Insicuri. E poi perdono di vista il Signore nei momenti di difficoltà. Ascolta. Oggi volevo parlare di questo episodio. Gesù che entra nel Tempio di Gerusalemme e scaccia via tutte le persone che vede vendere e comprare. Rovescia i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colomba. Dice: la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Grazie, donna. Ma hai capito cosa volevo dirti? Forse che quando qualcosa a te caro viene toccato, vale davvero la pena lottare? Esattamente. Grazie, donna. Ti lascio lavorare in pace. Ciao. Buona giornata. L'hai seguita. Come ti permetti? Cosa sei, uno stalker? No, perché tu invece sei una mignotta? Assolutamente no, a me pagano bene per star lì. Ci credo, col culo di fuori e le tette al vento pagherebbero bene chiunque. Cosa vuoi farmi, la morale? No, voglio solo che tu mi dica la verità. Senti, ora non ho tempo, devo andare che tra un'ora ho la lezione. Ah, sì, la lezione di comunicazione alla Statale di Milano. Sempre che sia autentico. Andrea, se è questo il tuo vero nome. Senti, io non devo darti nessun tipo di spiegazione, non sei mica mio padre. Ci eravamo detti una cosa soltanto, di essere sinceri l'uno con l'altro, e in una settimana cosa viene fuori? Che ti frequenti con uno stupido idiota che tra l'altro neanche ti caga, e che in più va in giro a mostrare il culo e le tette alla gente per soldi. Aspetta, ma lui è... No, Andrea, con me non attacca, eh? Manca solo che c'ha un giro di spaccio e siamo a posto. Andrea, in nome di tutto ciò che è sacro, ti prego, non dirmi che... Oh, santo cielo benedetto, ma che cosa ci avrei mai trovato di buono in lui? Cosa vuoi che ne capisco anche io che come te? Guarda, ciao! Va. Questa storia dei conquilini è stato un errore. Cosa ti credevi? Che io arrivassi come in un film a cambiare la tua condizione da singolo eterno sfigato? Sai che c'è, Ciccia? Tra la marea di minchiate che mi hai detto, forse una cosa sensata c'era. L'aspettativa è il più grande errore umano. La parola stessa ci dice aspettarsi qualcosa. Idealizzare, ipotizzare e realizzare. A prescindere da tutto, a prenderti qui, ho fatto il più grande errore della mia vita. Questa storia mi lascia solo un dubbio. Hai voluto usarmi solo come albergo? O mi hai voluto bene veramente? Io ti odio, mi fai schifo per quanto sei arrogante e meschino. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi. Ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare. Ma che dire, che fare, quando io
non posso fare a meno di te, che sei l'infinito fra i miei desideri. La la, tu che sei il sogno più grande fra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio unico amore, il senso di ogni cosa che c'è. Posso fare a meno del silenzio, preferisco comunicare. Posso fare a meno di un partito, tanto il pane me lo devo guadagnare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito fra i miei desideri. La la, tu che sei il sogno più grande fra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te.
Wow, che bella macchina fotografica! Cos'è, una Canon? Ciao, sì, te ne intendi? Sì, ma non di certo come te. Vorresti fare delle foto a me e alla mia amica? Sì, certo, volentieri, solo un attimo. Ok, grazie.